per tutti i gente di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Miss Scrap, mi stanno sparando contro e il mouse non va oggi. Oggi il mouse mi vuole abbandonare. Sì, davvero. Cioè, il tasto che devo spiaccicarlo per farlo andare. Quindi sarà un casino giocare oggi. Oddio, non riesco a tenere il mouse, aiuto. Davvero, il mouse rotto. Si è rotto il mouse. Mi si è rotto il mouse, come faccio? Ora funziona il tasto, direi. Diciamo però siamo partiti in svantaggio. Ma Mori, cosa vuoi tu? Il problema del mitra che è forte, ma ha un rinculo enorme. Quindi ho anche equalizzato. Ok, spero che si veda bene stavolta. Si vede male ogni volta la grafica di Tomb Raider. Si vede tipo un po'... Io parlo anche troppo veloce, scusatemi. Ce n'è ancora uno, infatti aspettavo qualche esplosione, qualcosa, ma... Amico, non sono così deficiente. Deficiente! Wow, buongiorno. Hola. Sì. Porca troia. Sì. Tu no, tu no, tu no! Tu no. No, 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 no. No, 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 no. Ti diesken solo. Ruos fucile da. Ripor pur da. No, no. Ecco, che devaccio assaggia sta canna. Cioè, di proprio manco fucci. Andremo a pistola, ragazzi. L'arco lo teniamo sempre come ultima risorsa. Perché non è che non stia imparando a usare l'arco. È proprio l'arco in sé che è scomodo da usare dopo un po'. Quando uno ha la pistola, quello o quell'altro. Riparo, riparo. Io sparo attraverso la parete. Ah, strunz, però ti ho imparato a usare glitch, eh? Sono in assenza munizioni pure da qui, eh? Ok. Non è vero! Sono di un'altra persona fino a prova contraria! Però vabbè! Fai come vuoi! Sì, riesco a testare ragazzi in questi giorni, non riesco a fare battute perché... Boh, non lo so, sono un po' depressa in questi giorni, ecco. Salve! Hola! Come va? Tutto bene? Huh? Sicuro? Non sei sicuro che sono senza munizioni? Non sembra avere un fucile nella tasca sbagliata. Scusi! Non si fuma in strada! Ecco, maleducati! Ma adesso maleducati... Ciao! Ma no! Tranquillo! Non mi offendevo se non mi sparassi, cioè se non mi sparassi, se non mi sparavi, tranquillo. Mocciosa, bello, so anche più figa di te. Ma anche no. Ok, cagotto in mano, 3, 5, 4, 7, 1, 0. Vieni a giocare. Non mi piace questo gioco, voglio un po' di pausa, le granate, tipo esplosivo. Tuo bel faccino, fammelo vedere un attimo. Le fazze culo 2 e il ritorno del re. Tutta incacciata! Sì, spero che si sente questo episodio bene, perché ci sono parti epiche queste. Hai finito di nasconderti. Lo dici tu?
è. Vuoi una e la pillola va giù. Ma proprio giù. E le appare un fucile dietro la schiena. Così. Tanto perché fa fico. Vabbè. Che effettivamente avendo comunque la pistola può avere un fucile, un arco, un mitra comunque dietro. Non dico di avere mitra e tutto assieme perché ci sono 10, 10, 29. Scappate bastardi! Mi sistemo tutti! Ma so cazzo dove mai fare incazzare la Lara che non dorme. Ha ucciso Nicolai, che se ne... E mo uccideremo pure te. Questa è una piccola vendetta perché mi avete massacrato. Granata! Citazione a granata, probabilmente casuale! Strunz! Strunz! Oh. Ah, non ci danno da... Non ho più munizioni, quindi passiamo alla pistola! Va bene, non volevo. Ma vabbè. Ok. Chi ha fatto sto casino? Quella bastarda che vi sistemerà tutti. Non è risolto? Non mi beccano. Sono invisibile! Quasi quasi. E mori! Oh! Gli fai pure tu, ma bastardina. Non sei ancora morto? Sistema subito, tranquillo. Non ti offendere, ti sistemo subito. Tranquillo, ce n'è per tutti. Finito? Bravissimo, mi lasci pure tanta roba. Oh, ma che gentile che sei. Vediamo un po'. Oh, fucile a cane. Mozza, sì. Mi si sta rompendo anche la tastiera, bello. Oh, andiamo avanti, Lara. Dobbiamo ancora recuperare Sam, Roth e tutti gli altri che avremmo in teoria salvato. In pratica non lo so, però in teoria. Ok. Intanto dobbiamo salvarci noi, eh. Interessante. Ma se io mi faccio scoppiare una granata qua. Ah, ok, c'è la botta. Sam? Idiota, scappa! Penso che ci sarà un'altra sparatoria, quindi bestemmie! Yeah! Che bello, tutto velocizzato, quindi da ora sarà una Chipmartis 3, 2, 1. Quindi saremo Chipmartis per tutta la vita. Ok. Interessante. Quindi, madonna, mi si scivola. Questa è stata bella. Questa un po' di meno. Non ci vedo! Non ci vedo! Non ci vedo! Quanto è scomodo sto mitra. Bello quello di... Modo Fear. Oh. Mi si suda la mano! Mi si suda la... Se. Ho sbagliato tasto. Com'è la situazione? Buongiorno! Buongiorno, signor avvocato! Ora faccio incendiare, manco me lo ricordavo. Però si ricordano che possono incendiarmi però. Siamo qua all'allerta. Wow, ciao. 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 Non ti vedo un cazzo. Sì. Pistolina. Wow. Dove sei tu? Ho qualcosa che tu non hai. Culo. Esatto. Perché mi sta laggando in sta parte, ma non lo noterete perché c'è il Chipmartis Smith. Spietata. È stato epico. Tuna, 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 tuna.
Voi no, voi no. Ma manco tu magari se non vuoi stare di qua, te ne puoi andare anche a cagà. Bravissimo. Muori sempre, ciao. Ciao, ti amo una cifra, ciao. Oh, gaia, strunz. Sono una cazzo di fuoco. Hunger Games. Ai, oh, pazzi e merda, allora. Che se essere ripetitivi, sappilo, non è da moda essere ripetitivi. Un po' di polizia. Spero che non riescano a capire neanche di qua. Questo... Ah, ciao! Non ti avevo per niente visto. Ciao. Questa è la mia piattaforma! Via, 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 via. E mia, me la vedo io. No. Me la regalo. No. Ok, prendiamo un po' di roba. E andiamo avanti, ragazzi. Diciamo che a munizioni questa zona scarsa già un po'. Ma comunque bene o male ce la caviamo grazie all'arco. All'arco non tanto, però vabbè, alla pistola. Let's Derby Light! Un altro. Oh. Laggiù! Scusate. Ma qua probabilmente non so se sono ancora velocizzata, vero, nel video? Fuoco! No, non voglio sparare, sono bravi! Ovviamente non sarò velocizzata. Ah! Mori! Quello se da rigato. Sam, dica. È un po' difficile passarci, sai? Che bello anello, a proposito. E non salire su quell'elicottero. Ok. Vabbè, suonano le campane da me. Non dovreste sentirle in teoria. In pratica magari risentirete il peggio casino, però vabbè. Ok, prepariamoci alle prossime sparatorie e andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok. Oh, vediamo che ci troviamo qua. Vai, nell'altra sparatoria. Però vedere quei barili non mi rassicura per niente. Per niente. Yeah, ciao. Salve barili che esplodono. Come va la vita? Godetevi un togo. O un ringo. Perché ha visto il mio vlog. Sa di cosa sto parlando. Il mio ultimo vlog. Non devono salire su quell'elicottero. Quale? Ah, quello, ok. Perché incontravi di là, quindi. Un ponte! Subito. Sbrigate. Sbrigate su squelpo. E ogni volta si fa male. Com'è? Appunto. Anche me. Anche lui. No, non ci sono miscredenti. Solo Miscroft. Ok. Oh. Allora, che è quel mona che fa esplodere i ponti? E che mi fa premere ripetutamente i tasti. Effe. Che bella sta parte. La parte più bella del gioco, ragazzi. Cioè, guardate che figata. Come fate a non amarlo? Se poi morite come dei deficienti ancora di più. Cioè, all'ultimo. All'ultimo. Giustamente questo episodio sta venendo una merda da prima. Se io non sto attenta a cado, io muoio. Vai, Lara!
Invece no! E tre! Dai, due. Cioè, non sono morta per le sparatorie. Arrivo una parte con i punti e muoio. Bello. Ma magari si su gioco ancora no, eh. Tipo che mi cammina nell'aria. Vai, Lera! Sei. Sei. E sta crolla tutto. Un'inquadratura in latex di Lara. Lara, non te cagano, sono stronzi. Merda! Merda, moriremo tutti! Non gliene frega di lei, gliene frega di sapere i suoi amici. Giustamente, è Lara Croft. Pensa sempre agli altri prima di pensare a se stessa. Ok. Ragazzi, speriamo di portarla alla fine finalmente questi giochi di Tomb Raider. E iniziare a giochi un po' più seri. Che porterò ovviamente sul canale giochi seri, ovviamente. Ovviamente. Po' Minecraft, ragazzi. Lo continuerò, quello è ovvio, eh. Che non è tanto serio, però. Tipo Dishonored. Dopo questo Tomb Raider finirò Underworld. E porterò Dishonored sul canale. Piccolo spoiler. Oltre a Rage Game. E se arri quando arriveremo a 100 iscritti, un altro gioco. Non so saltare! Allora, la vostra miss ha imparato a sparare. Ma detiene un altro problema, non saper saltare. Ed è un problema molto grave, soprattutto se si butta in mezzo alle fiamme, come nella casa di Underworld. Nel prologo. Con questo linguaggio molto professionale, cerchiamo di salvarci il culo. Così, detto papale, papale. E boom. Ok, è una parte molto laggante, barra buggata, barra morte. Ovviamente io muo non muoio in privato, ma muoio mentre registro. E il microfono si rompe anche mentre registro. C'è il mouse più che il microfono. Spero che non sia buggato anche l'audio, se no mando a fanculo stasera. No. Diciamo che mi arrabbio un pochino, ecco. Lo dico con... Po' con calma. Saliamo. Oh, finalmente. Roth, where are you? Are you there? Ok. È un po' difficile, sai. I believe I can fly. Mirror's Edge Road. Forza la! Spaccati la schiena, tanto. E dopo tanto tempo, una scena epica! Ok. Un po' incazzata Lara per lui. Te l'avevo già data, però vabbè. Se proprio insisti. Questo è essere un po' pessimisti, sai. Però vabbè. Ma sei deficiente. Appunto. L'unico modo è essere figa. Quella è la Desert Eagle. No. Che poi sarebbe la 9 mm, che poi sarebbe la Desert Eagle. Ormai FPS ormai, ma era 9 mm effettivamente. Che poi è cambiata come tutto, però vabbè. Scusate ragazzi, silenzio. Ok, Lara è atterrata nell'elicottero, scusate ma. Ok, questa scena l'avrò vista 1000 volte, ma è comunque la scena più terrificante di tutto il gioco. In cui la prima volta ho pianto. Esatto, ragazzi, è morta Lara. Quindi per questa serie è tutto. No, scherzavo, ovviamente. Non può essere morta Lara. Non puoi morire. Scusate se non parlo, ma
È una parte molto bella, molto, molto bella di Tomb Raider che io ora starò zitta fino alla fine del video. Forse non quel tipo di Croft. Oddio, ragazzi, esatto. Meno male che non ho registrato con la web perché io davvero mi sono impallidita. Anche dopo aver rivisto tante volte la morte di Roth, io non riesco ancora ad accettarlo sotto sotto. Calmate, eh. Appunto. Sì, hai ragione. Lo so, dovevo dirlo. Soltanto che, non so proprio come faremo senza di Come farei tu senza di lui che a vedere i vecchi video che ha fatto la nostra signorina qui, o Ajan, avete fatto qualcosa di più? Di essere solo amici? E giustamente, qual è migliore morte per un eroe? Se non dandogli fuoco per ricordarlo, così che il suo spirito raggiunge quello degli altri eroi morti in battaglia per salvare Lara, come quello di Grimm. In teoria. Ok. E allora aiutaci a capire. Dormici tu. Ti è morto il marito, in un certo senso. Quello è ovvio. Ok, Michela, ora sembri drogata. Quello è normale. Vuoi restare con lui. Quindi adesso noi useremo le doppie pistole. Almeno avrei voluto usare le doppie pistole. Perché? Perché? Ma me lo spieghi? Avevo le doppie pistole fino a 10 secondi. Vabbè. Hai i capelli neri? Ok. Zan zan zan. Giusto.
È un diario. Prima di chiudere l'episodio. Oh. Ma no. Quella è Lara Croft. Oddio. Ho i brividi, ragazzi. L'unico documento che farò leggere, probabilmente. Quindi andiamo all'accampamento. E concludiamo l'episodio. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se vi piace come serie mettete mi piace anche in quei due bastardi sul server, perché comunque io lo continuo solo quando arriveremo a 5 mi piace e anche vari consigli, cioè almeno datemi qualche consiglio di qualche gioco da fare, in Rage Game ovviamente. E quindi ragazzi, per questo video è ufficialmente tutto, ci si vede al prossimo, ciao!